Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino e Onia Nicolosi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, non so se notate, dalla prossima settimana questo programma sarà il programma delle due rosse, perché la mia compagna di viaggio ha deciso di cambiare il colore dei capelli, di cambiare look. Cosa sta succedendo? Mi devi dire qualcosa? Noi come le Ferrari. Ecco, giusto, perfetto, mi piace questo attacco meraviglioso. Ma sai, pole position, sai? Sempre. Sai che c'era un periodo del tanto tempo fa, sì, dove amavano molto questo colore, li cotonavano molto i capelli. Mi stai dando l'aggancio. Ma è ovvio per che cui... sì. Per cui oggi abbiamo una puntata ad hoc, abbiamo degli ospiti speciali, uno è un nostro amico, una cantante e poi qui con noi c'è un poeta, musicista, pittore. Chi insomma, più ne ha più ne mette. Veramente un concentrato di cultura. Allora vi presento subito gli ospiti. Abbiamo qui con noi Antonio Sozzi, grazie di essere qui con noi. Abbiamo Desiree Torre. Ciao. E Michele Patanè. Allora, dovete sapere che il circolo culturale Pennagramma, poi ricorderemo i nomi, dove c'è appunto anche Antonio Sozzi, ha organizzato per giorno 7 cosa? No, giorno 11. Giorno 11, pardon, vai! Al castello di San Marco, che è una location bellissima, sulla spiaggia di San Marco, c'è questo castello che apparteneva nel 1200 ai Cruillas e poi dopo varie vicissitudini è stato acquistato da un impresario, un possidente e ne ha fatto una location meravigliosa, bellissima, perché bisognerebbe andarla a vedere. Cioè, ha restaurato il castello e il giardino, che prima era un camping, l'ha completamente trasformato, facendo diventare una specie di Eden. Ed è una, veramente, io che non l'avevo mai visto, sono rimasto come si viveva, ecco, una volta, quando uno entra in quel castello è come se ritorni al passato. No? E voi avete scelto questa location per questo evento? No, non siamo stati la location a scegliere loro. Perfetto. La famiglia Murabito, che sono i proprietari di questo castello, ho avuto il piacere di conoscere, e sono fra gli imprenditori, quelli che amano la cultura, amano veramente la cultura, e hanno proposto, dice, perché non venite qua e organizziamo un evento, portiamo avanti un pochettino di cultura. Io vi do il castello a disposizione. Di già noi il 4 dicembre abbiamo fatto un'altra manifestazione che ha avuto un grosso successo, sono venuti tanti pittori, scrittori, poeti, poi sono venuti loro due, c'erano pure loro due, che hanno cantato, ci hanno deliziato con la loro musica e le loro canzoni. Il signor Murabito, contento perché non se l'aspettava neanche lui del successo, ha detto: perché non organizziamo un'altra serata, un pochettino diversa. Cioè, ritorniamo indietro nel tempo, negli anni 60. Infatti questo evento si chiama Arte e Musica degli anni 60. Perfetto. Dove ci sarà la prima parte, che parleremo noi scrittori di pennagramma, poesie, diciamo tutte queste scritti, cose qua. Racconti forse, no? Prego? Ci saranno degli scritti, dei racconti che le nostre opere, diciamo. Subito dopo saranno loro, interverranno loro con la musica e la poesia di Michele Patanè e la voce deliziosa di Desiree. E poi alla fine alle 8:30, musica anni 60, con il vecchio giradischi e i dischi in vinile.
cioè non... E si balla? E si balla. Il coinvolgimento dovrà essere proprio questo, ballare le vecchie musiche di una volta, ecco, l'alligalli, il cia-cia-cia. Se non avessi seguito tutta la festività di Sant'Agata, io giorno 11 ero là, però ahimè devo dormire anche un attimino, non è possibile. Ecco, ecco, questo è il nostro... Desiree canta. Questo sì, è poco ma sicuro. Sì, interpreteremo dei brani della Sicilia insieme al mio caro amico Michele Patanè. Perché lui suona la chitarra, se non erro. Sì, chitarra e voce. Dal vivo interpreteremo i brani classici siciliani di Rosa Balestrieri, bello, di Franco Battiato. E quindi, ed anche delle canzoni scritte e musicate da Michele. Direttamente da Michele. Che dedicate momento... anche al castello, dedicate proprio tutto quello che riguarda la Sicilia, le bellezze siciliane, naturali soprattutto, dei paesaggi e dell'arte che abbiamo in Sicilia. Come avete fatto a fare questo connubio tra anni 60 e scritti o comunque canzoni che riguardano la Sicilia? È nato perché c'è stata la prima esperienza e siccome è stato un successo, allora l'abbiamo riagganciato alla serata successiva. Perché dobbiamo cercare di fare delle cose che siano attraenti un po' per tutti. Certo. I libri, i romanzi, i racconti, la narrativa interessano a un certo tipo di persone, la musica può interessare anche ad altri. Allora ci sposiamo fra di noi e cerchiamo di creare qualcosa che sia interessante per tutti. Diciamo vabbè, che è una sorta di squadra. È una sinergia squadra, sì, fondamentale per insomma, far conoscere sia la parte culturale della scrittura, sia invece la musica. La parte ludica. È infatti anche la parte ludica, vabbè, è molto bella. Anche la musica e cultura. Certo, sicuramente sì, ma anche il canto. Cioè, non si sposa molto bene con gli scritti anche degli autori che sono molto bravi. Ho avuto piacere e l'onore di partecipare il 4 dicembre ed è stato davvero un successo perché i libri erano bellissimi, le poesie, tutto. E poi Michele, non perché qui di fianco... Lui fa la faccia un po' indifferente, come per dire, no, cioè tipo non è colpa mia. Michele ha proprio gli scritti, ha musicato tutto perfettamente, si sposa benissimo anche con i libri. Ma infatti io vorrei sapere una sì, cosa. Sono stati gli scritti a essere stati scelti per prima e poi avete adattato le canzoni o no, è stato... In questo caso sono due cose a parte. Come funziona? Ci stiamo usando uno con l'altro per fare attrazione. Ah, loro capito, hanno dei racconti che io ancora non ho letto bene. Io invece... Come? No, non si dice! Ho fatto altre ricerche. Ha fatto altre ricerche. Siccome per ti lavoro, scusiamo, eh? Siccome per lavoro mi sono trovato a contatto con queste bellezze architettoniche della nostra, diciamo, cittadina, cioè, o altre cittadine là vicino, allora io un po' per essere ruffiano, un po' perché mi piace, ho provato a fare degli scritti sui castelli che abbiamo là nella zona. Che bello! Dottore, ne abbiamo tre. Io ho fatto tre canzoni su tre castelli diversi. Ho capito. La prima che è nata è stata sul castello di Calatabiano, che era sul monte. Siccome io andavo per fare dei progetti scolastici, ho detto ora faccio la parte di quello che si interessa e ho provato a scrivere un testo. Questo testo è diventato una poesia, questa poesia è diventata una canzone. Ora addirittura ho avuto il piacere che siccome il santo che viene venerato a Calatabiano è San Filippo, c'è stata un'associazione di Aci Catena, che a loro volta venerano San Filippo, e hanno fatto un progetto turistico fuori, che esce fuori dall'Italia, fuori dalla Sicilia, perché San Filippo è venerato fuori dalla Sicilia, a New York, nel Venezuela, a Caracas, e sono riusciti a farsi finanziare questo progetto, e stanno usando questa canzone mia che io avevo fatto, diciamo, un po' per gioco, per essere forse, ruffiano, no? Con il San Filippo, con il Calatabiano, con questo castello. E sono dei piaceri. Poi abbiamo a Fiofreddo, abbiamo il castello degli Schiavi, che è molto conosciuto perché sono state girate molte scene del film del Padrino. Io ne ho fatte due sul castello degli Schiavi. Poi, siccome siamo stati al castello di San Marco, ne ho fatto uno sul castello di San Marco. Non poteva mancare, chiaramente, sul i castello. I castelli, diciamo, non... Non mancano. No, i castelli ci sono tutti. Okay. Senti, Michela, tu sei poeta, scrittore, musicista, insomma, non ti fai mancare nulla. Ma siccome sono cose nate per hobby, ora, le cose sono nate per hobby, ho avuto questa capacità di farle diventare un po' il lavoro, perché siccome il lavoro è sceso un po'
Ma proprio un attimo, così, tanto per dire, eh. Ho fatto il commerciante, ho fatto l'artigiano, ho fatto lavori artistici, ho fatto scenografie, lavoravo con l'amico Galli di Una ragazza per il cinema, non so se ve lo conoscete. Sì, così, tanto per dire. Ora, invece, i miei hobby, ho visto che in questo momento possono essere sfruttati per fare cose belle e anche per guadagnarci qualche cosina. Certo. Allora hai fatto... Senti, poc'anzi, mentre stava per iniziare appunto la trasmissione, mi hai fatto vedere una cosa bellissima, perché a Fiume Freddo, dovete sapere che a Fiume Freddo, proprio dove c'è il fiume, lungo appunto le sponde, nasce il papiro. E tu hai fatto, mi hai mostrato dei dipinti bellissimi fatti proprio sul papiro. Penso ci vuole anche una preparazione particolare per prepararlo, no? Ci fai vedere qualche cosa? Non so se come metterli per... Questo rappresenta il castello di San Marco, un pezzo del tetto del castello di San Marco, si vede l'Etna di dietro. Sì. Questo invece è proprio il corso del nostro fiume. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora spieghiamo. Questo qua che cosa è? Ridici. A maggiore ragguaglio di quello che ha detto Antonio, noi abbiamo qua davanti il tetto di un castello che risale alla fine del 1700 circa. È un castello stile barocco siciliano, è bellissimo. Restaurato, tenuto veramente bene, un onore per la famiglia Morabito. Invece quello là rappresenta proprio il fiume che noi abbiamo a Fiume Freddo, dove cresce questa pianta spontaneamente. Io ho avuto l'abilità, diciamo l'intuizione, di provare a fare questa carta papiro. Poteva essere anche mio nonno, mio bisnonno o il nonno di Desiree, ma io l'ho avuta, diciamo, nel 1990 questa idea. Ora sono già 26 anni. Perché abbiamo il piacere che cresce spontaneamente questa pianta, quindi nei secoli c'è stata sempre questa pianta. Mi chiedo, c'è una particolare lavorazione per poi stendere il papiro e farlo? Allora, guardate che bella pure questa, la Sicilia è bellissima. Questa, io ieri sera mi sono documentato, è una copia di un quadro che ha fatto un pittore siciliano, originario di Palermo, che si chiama Peppe Madè. Vedete cosa ho trovato? Non c'è neanche la firma, perché è stato per sbaglio che io l'ho fatto. E attualmente è uno dei pittori più conosciuti della nostra Sicilia. Rappresenta una Sicilia turistica con tutta la frutta più caratteristica della nostra regione. Nelle varie zone, no? E io sono capace a fare questi ingrandimenti, a stamparli, a dipingerli e poi li stiamo mandando a New York a rappresentarci, diciamo, in un modo efficace. Complimenti. Desiree mi dà la sua immagine. Ci raccontavi prima che queste alcune delle tue opere sono andate a finire, guarda caso dove. Brevemente, l'altra notte non potevo dormire, mi sono svegliato e ho acceso il telefonino. Erano le 4:30 di mattina e mi arriva un contatto su Facebook. Quindi non è vero che Facebook fa danno. Ma assolutamente no. Questa persona mi ha detto, Michela, ma che stai facendo alle 4:30 sveglio? Sì, ma perché tu che stai facendo? Non sono le 4:30 anche? Diciamo, io sono a New York, ci abbiamo 6 ore di differenza. Da quel momento in poi siamo entrati in contatto di nuovo. E lui mi ha detto, mandami le foto dei tuoi lavori, perché qua siamo un'associazione, siamo un gruppo di siciliani che amiamo la nostra Sicilia. Certo. Mandici le tue cose che noi vediamo. È finita, che ho mandato il materiale, me l'hanno pagato prima, mi hanno pagato anche il trasporto. E sarà oggi e domani, sarà a New York a disposizione dei nostri emigranti. Hai capito? Gli americani? Un colpo di fortuna ogni tanto ci vuole. E mi sembrava anche giusto. Io ho una domanda da fare a Desiree, però gliela facciamo subito dopo lo stacco pubblicitario, perché io sono curiosissima di sapere. Allora, Antonio lo conosciamo ed è un tipo pacato. Michele è vulcanico. Povera Desiree, chissà, insomma, in questo è proprio contesto. In mezzo, messa, cioè non a caso. Infatti, è messo a caso. Perché magari farà un po' da mediatrice fra... Non lo so, vorrei capire alcune cose. No, lei è peggio. Va bene. Aspettateci. Aspetta, subito dopo la pubblicità. A dopo. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, siamo nuovamente in studio. Vi ricordo che siamo con Antonio Sozzi, il Desiree Torre e Michele Patanè. Prima di rivolgermi a Desiree nuovamente, volevo ricordare da chi è formato il circolo Pennagramma. Sono Mario Cunzolo, Luigi Urso, Antonio Sozzi, Claudio Basile, Simona Zagarella, Angelo Vecchio Ruggeri e Rosalda Schillaci. Che salutiamo, sono stati già tutti i nostri ospiti. Desiree, la domanda sorge spontanea. Secondo me lavorare con un tipo come Michele è un po' difficile, ma tu sei donna, quindi come riesci a districarti dal fuoco artistico, diciamo così, che contraddistingue Michele? No, con Michele c'è un'amicizia, siccome siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ci capiamo molto bene.
perché in questo momento lui è in una creatività artistica molto vivace, molto forte, quindi mi chiama alle 10 di sera e povera inizia donna. A mettersi inizia la sera alle 11 a mettersi su Facebook e inizia fino alla secondo me lui c'è una cosa secondo me di fondo sbagliata, perché secondo me lui avendo l'amicizia con il tizio americano ha pensato non è la stessa cosa, capito? C'è un fuso orario, tu invece in questo momento sei solo fuso è in una fase un inesploit. Allora ci sentiamo Desiree e io lo appoggio molto, mi piace, certo. Il Michele che conosco così mi piace molto perché anche a me dà stimoli, certo. E questi progetti mi fanno vedere bene il futuro, cioè con ottimismo, e mi piace, lui mi dà input e io cerco di dare input anche a lui, sì. Desiree, interpretare le canzoni classiche siciliane, no? Ci vuole ovviamente una certa bravura nell'interpretazione, cosa ti dà quando canti in siciliano? Tra l'altro mi hai detto prima che è una cosa che hai scoperto da poco, sì, no? Ho scoperto da un paio d'anni. Iniziando mi dà una sensazione, la musica siciliana, la mia voce esce ancora più corposa, non lo so, forse sento con l'anima ancora di più, perché io quando interpreto con l'anima, ecco, non interpreto solo con la voce, ma interpreto tutto, quindi io mi calo nella parte e la interpreto con cuore, soprattutto Mocarta è un pezzo, e anche Voi dormite ancora, sono dei brani che mi danno molta... proprio nell'anima mi entrano, ecco, e quindi un'enfasi mi porta a cantare con un'enfasi diversa rispetto ai brani in italiano, in inglese, che interpreto spesso. La musica siciliana la sento più mia, e soprattutto forse perché sono siciliana, l'ho scoperta fuori, ho scoperto questo, ecco. Una cosa che avete detto fuori onda, che voi non fate la classica canzone siciliana, ma che tipo di timbro utilizzate? Utilizziamo un tipo etno-folk, no folcloristico. Etno-folk significa che il brano in siciliano, anche gli scritti e le ballate, le cantate scritte da Michele, oltre quelle che abbiamo detto prima, che abbiamo nominato prima, sono cantate e interpretate dal vivo con una passione e con un'eleganza che esce fuori a valorizzare il siciliano non in quel modo più popolare, ma più aulico. Questo lo posso confermare. Tra l'altro io non so perché... mi sono accorta che qui da noi, non so perché, la musica folk abbia una connotazione quasi un po' di secondo piano, no? Come se non fosse amata abbastanza, oppure delle cose in dialetto. Non è capita. Esattamente. E invece io mi sono accorta, girando un po', in Argentina per esempio la musica folk è al primo posto, cioè questo senso comunque di appartenenza alla terra, sì. Loro la sentono molto, e anche quindi alle tradizioni. Tant'è che ci sono questi cantanti e tutti, anche i più piccoli, sono a conoscenza di queste canzoni. Quindi è una cosa bellissima. La musica country americana, voglio dire, bene o male, viene fuori da là. Insomma, solo da noi non so perché questa musica folk non viene capita. Perché? Volevo dire una cosa. Perché? Ecco. La novità che noi stiamo portando avanti, in quel libro che vi abbiamo lasciato, già il titolo parla, dice Canto e Cunto, Piccolino Siciliano. Noi stiamo portando una novità. Noi non interessa che le persone dicano quanti siete bravi, quanti siete belli. Noi con quei testi che noi diamo a disposizione ai ragazzi delle scuole oppure ai turisti, li mettiamo in condizione di cantare con noi. Abbiamo fatto un karaoke siciliano. Una cosa molto bella. Siamo riusciti già nell'arco di poche settimane o qualche mese di fare contare con noi degli stranieri che non sapevano neanche una parola in siciliano. Perché la bellezza del siciliano è che le frasi, le parole vengono lette per come sono scritte. Quindi noi prima le facciamo sentire come le facciamo noi, ma la razza, mai sentita, certo. Loro. La seconda volta che noi la facciamo la cantano con noi. Piglia un bastone e tira fuori le dente. Tu devi vedere un russo che dice piglia un bastone. Ma la razza, il brano Ma la razza descrive la società dell'epoca. Certo. La sottomissione, che poi diciamo
non è poi così. La nostra è questa. Non è così noi cambiata. Non interessa, diciamo, interessa anche guadagnarci, farci la nostra certo, bella figura. Giusto. Però noi proponiamo questo karaoke dal vivo, con i libri, non con lo schermo. Ma con i libri. Con i libri. Allora andiamo nelle scuole, le scuole vengono a trovarmi nel mio laboratorio, che abbiamo una bella saletta. Andiamo noi negli hotel, andiamo al castello di San Marco dove sozzi. Ma anche perché dobbiamo dire, non bisogna cancellare la tradizione, perché la tradizione fa parte delle nostre radici ed è fondamentale ai ragazzi fare capire la nostra cultura Infatti, popolare. Infatti, diciamo che noi con questo metodo stiamo cercando proprio di valorizzare la sicilianità, la lingua siciliana, i canti popolari. Una cosa divertente la posso dire veloce veloce? Va sì. Bene. Io avevo in mente di fare una traduzione in siciliano di Ragazza di Ipanema, che voi conoscete bene. Però non mi veniva lo spunto. Quando ho conosciuto tu lei... Tu e Tuchigno insieme no, no, questa, se l'ascoltate veramente, spero che avete modo di ascoltare questo quando brano. Quando mi hanno presentato sono rimasto talmente colpito, anche perché allora non era sposata, non era neanche fidanzata. Allora, sapendo che il testo originale di Ragazza di Ipanema parlava di questa ragazza che passeggiava e tutte la guardavano, l'ha scritta ho fatto a me. Il testo in siciliano l'ho chiamato Ragazza do Paesi Capassi. Ah, e l'ho dedicato a lei, Ragazza do Paesi Capassi. Sì, è vero, Michele ha avuto questa ispirazione. E questo brano morire, in siciliano cantato, è bellissimo. Tra l'altro, infatti, comunque ci ha promesso anche di fare. Certo, vogliamo la canzone. Scusa. Voglio il curriculum, però. A cavallo donato. Non si guarda in bocca, decisamente no. A canzone no. Donata, giusto? Certo, noi la vogliamo, anzi la pretendiamo a questo punto. Antonio! Antonio, senti, quando nasce Circolo Pentagramma e perché? È giovanissimo, è appena è neonato. Ad agosto, luglio, dell'anno scorso ci siamo riuniti questi cinque scrittori e ci siamo domandati, ma noi scrittori siciliani, scrittori e sconosciuti, no? Perché siamo tutti alle prime armi, ma per poter fare qualche cosa, no? Per poter fare conoscere al pubblico le nostre cose, come dobbiamo fare? Se lo facciamo noi da soli, ognuno non fa niente. Se invece ci uniamo insieme e abbiamo fondato il Circolo Letterario Pentagramma, può essere che riusciamo a fare qualche cosa di più bello. Perché il nostro intento è quello di promuovere la cultura siciliana e normale, quella normale, in tutti gli ambiti. E allora come circolo noi abbiamo unito tutte le varie forze della cultura, musica, poesia, pittura, tutto quello che riguarda la cultura, ecco, noi la diciamo cerchiamo di abbracciare. Siete un gruppo che poi in qualche modo c'è chi è specializzato magari in poesia, c'è chi è specializzato nello scrivere romanzi, sì. Chi sì. È romanzi d'amore, sì, anche perfettamente. Cioè, chi di fantascienza, fantapolitica, fantapolitica, fantascienza. Così si hanno, diciamo, sì. Tanti punti sì. Di vista. Però non basta questo, perché se noi coniughiamo soltanto la scrittura, senza la poesia, senza la musica, senza la visione della pittura, cioè chi che guarda noi, quando noi ci presentiamo, ci dobbiamo presentare a 360 gradi. Tutto quello che può riguardare la cultura, perché noi la cultura non diciamo... E anche se non dà niente da un certo punto di vista, ma la cultura è la cosa più bella che ci possa certo, essere e se si riuscisse a fare capire a tutti quanti che con la cultura cambia tutta la civiltà, cambierebbe tutto quanto, molta di questa violenza magari verrebbe un pochettino di meno. Se tu ascolti una bella musica, la tua mente se ne... Diciamo la che la cultura vola. Più che altro apre la mente. Apre siccome la mente molto spesso apre il cuore. I problemi che sono del mondo sono fatti da...
da persone che hanno una mente poco aperta, quindi poco aperta al dialogo, poco aperta al confronto. Probabilmente se ci fosse un mondo dove la cultura, insomma... Sono d'accordo, lo sai, si imposo in pieno questa tua, quella, la tua... La cultura prima di tutto, e soprattutto non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia. Con la cultura, lo stiamo, vedendo in tutto quello che stanno cercando di fare, ora che hanno capito finalmente che la cultura dà lavoro, arricchisce un paese. Quindi anche perché dietro ogni evento culturale ci sono non solo i protagonisti, ma anche ci sono le maestranze, ci sono tutta una serie, tutto un indotto fondamentale. Certo, gli alberghi, i ristoranti. E un'altra cosa, l'altra volta andando al castello di San Marco, c'era una riunione di cuochi, di maître d'albergo, no? C'è stato di un signore, chef stellato, che era di... ho detto, ma anche voi siete cultura. Certo, anche la cucina, della tradizione, della cultura. E noi dobbiamo, difenderla senza tutto mischiare le cose. Cioè, così come nel mio libro io parlo, proprio Amore Giovane, parlo odori e sapori. Gli odori e i sapori di una volta. Che, ecco. È vero, è vero. Visto che abbiamo parlato dell'evento, come si svolgerà l'orario? Cioè, diteci quali sono sì, gli però, appuntamenti. Sì, però no. Dopo la pubblicità mi sembra anche non giusto. Non ve ne andate. Ecco, state un attimo pronti perché tra poco andiamo in pubblicità e poi Antonio Sozzi ci spiegherà come si articolerà la serata. Quindi a dopo. A dopo. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, siamo nuovamente in studio. Antonio, allora, come si articolerà questa serata? Allora, il programma, perché siccome è molto lungo, e perché si svolgerà dalle 17.30 fino a che a uno notte non si stanca, a notte fonda, fino a che ognuno ce la farà. E, allora, posso... alle 17.30 ci sarà la presentazione della manifestazione con Angelo Vecchio e Carmelo Cavallaro, che sono un poeta e un presentatore e fondatori del premio Cruillas, che è molto famoso. Alle 18 ci sarà la saluto dell'Associazione Culturale Pennagram e poi le letture dei brani e poesie di Antonio Sozzi, Mario Cunzolo, Luigi Urso, Simona Zogarella, Rosalda Schillaci. Alle 19 l'esibizione dal vivo di brani inediti siciliani degli artisti Michele Patanè e Desiree Torre. Ma chissà chi sono questi qua? Bah. Non li conosco, sono due perfetti sconosciuti, bah. Ma l'ho detto, ma vabbè, mettiamo. Alle 20 ci sarà un piccolo intervallo e alle 20.30 l'inizio della serata danzante con musica degli anni 60, prettamente solo anni 60. Per cui ci sarà Patti Pravo, perfettamente, Nina. Albano, Gianni Morandi, La Pavone, sì, certo. Tutti. Poi... E poi... Bobbisolo. Anche quello col ciuffo, come si chiama? Little Tony. Siamo preparatissimi. Ecco, gli anni... degli anni 60. Perché questo qua? Dove è nata l'idea? Sempre il signor Murabito, proprietario del castello, avendo letto il mio libro che proprio parla di quegli anni là, e avendolo fatto leggere ad altri suoi amici, sono rimasto entusiasmato e ho detto, perché parla degli anni 60, no, questo libro qua, dice, ma perché non organizziamo
una festa proprio per gli anni, degli anni 60, della musica degli anni 60, che finalmente a noi vecchietti ci fa ritornare no, e ci no, fa magari... secondo me non è una questione di vecchietti, la musica anni 60 è una bella musica che piace a tutti. Sì. Ecco, quindi non è una cosa legata semplicemente al periodo, al tuo periodo, ma anche noi, a parte che erano molto orecchiabili, sì, erano delle storie, non come oggi che magari ci vuole chi la spiega. Comunque, delle storie. Io credo che la musica degli anni 60 o comunque la luce degli anni 60 saranno quello che gli anni 80 sono per noi fondamentalmente, certo, no? Certo, ovvio, è così. Perché noi invece abbiamo vissuto un po' gli anni 80, per cui fra molti anni ancora, perché ma neanche ancora noi c'eravamo, noi siamo giovani, neanche lui c'era, giovani, non c'era gli anni 80, noi ci faremo un'Italia graffiti. Anche noi lo faremo, scusami, non è che ci possiamo fermare. Cioè, poi lo organizzate, ecco, per favore, un evento anni 80, anni 80. Sì, magari c'era giusto. Io volevo dire un'altra cosa, una, se posso dire, una commemorazione. Addirittura. 40 anni, oggi fa, quest'anno fa il 40° anno che è stato abolito Carosello. Dal 1957 al 1977 tutti i bambini andavano a letto dopo Carosello. Allora, qualche giorno fa Carosello ha compiuto 60 anni. Come hai detto tu, da 40 anni effettivamente... sono preparata perché una mia collaboratrice, Valeria Di Mineo, ha scritto appunto un articolo sui 60 anni di Carosello, quindi anch'io sapevo questa cosa. E mi ricordo però quando ero piccola, quindi insomma, prima di andare a letto alle 8 c'era Calimero, c'era questa musica particolare, a mo' di sigla, e poi con Calimero, Carmencita, e quindi dai, anche noi lo ricordiamo, io lo ricordo. Sì, no, lo ricordo, anche perché mia mamma, insomma... Non c'era scusa che teneva. Dopo il Carosello a letto. E noi andavamo... Adesso le cose sono un po' cambiate. Perché leggermente. Quindi è da 40 anni, quindi non è che fa 60 anni. 40 anni che è stato... Che non c'è, ma 60 anni di età, insomma. Che esiste. Allora faccio un invito. Noi vogliamo Carosello. Ecco, nuovamente torniamo con Carosello. Quindi per 20 anni c'è stato, però. Dal 1957 al 1977. Certo, questa cosa... Cioè ora permetterà di fare due o tre conti, per cui noi... Pazienza, si saprà. Eravamo proprio piccoli. Eravamo piccole, ma c'eravamo. Forse dovevate ancora nascere. No, insomma, eravamo piccoline. Però abbiamo detto che ce lo ricordiamo, per cui ci siamo fregate. Anche il lattimiglia, anche il nero mi ricordo, a colori dopo. Adesso stai peggiorando la situazione. Va bene, ok. Desiree, quanti brani insomma interpreterai tu quella sera? Ma all'incirca ad occhio croce non so dare un numero. Dipende, esatto. Facciamo la scaletta. Sì, ancora non lei ha un repertorio che varia dai 50 vasto. Ai 150 pezzi. Sì, addirittura. Tra musica leggera e musica. Sì, quindi non riesco a darti un numero esatto perché. Ma saranno 4-5. Saranno. 4-5 le facciamo insieme e basta. Sì. Io direi 4-5 e poi va solo Desiree perché prezzemolino qua. Diciamo che io non faccio una scaletta ogni volta che dove vado a cantare. Io di getto so cosa devo fare. Non lo capisco benissimo. Quindi non qua. So. Non so. È una cosa che viene naturale. Non so dirti il numero esatto stimato, ma meno di 30? No, sicuro. Ecco. Ecco, quindi meno è di una 30, cosa... da 30 sì. Addirittura. Meno di 30 no. Ma quella sera no, però, non ci sarà il tempo. Purtroppo no, ecco. È un altro prezzemolo. Oltre al nostro caro amico editore Alfio Grasso, Algra Editore, ci abbiamo un altro prezzemolino. Abbiamo trovato Michele Patanè, altro prezzemolino. Poi qualcuno si aspetta che fa 30 canzoni, non ci arriviamo a farle 30 lei sola. No, comprese le altre che tu hai mi hai detto. C'è tutti gli anni 60 che dobbiamo ora fare. Va bene. ma metti il caso che no, c'è il pubblico. No, comprese quelle italiane. Sì, dico, ma metti il caso che il pubblico gradisce, tu che dici? No, perché noi ne avevamo fatte 20 e basta. No, ce le abbiamo. Non ci credo. E va bene così. Senti Desiree, dato che tu sei l'unica donna, ci vuoi ricordare
fare l'appuntamento di sabato? Allora, vi aspettiamo sabato 11 febbraio dalle ore 17:30 circa al Castello San Marco con ospiti di lustro, ecco, scrittori bravissimi, poeti, io che canterò, Michele che suonerà la chitarra e poi la musica anni 60, balli, si sta bene insieme, ci divertiremo. L'importante è ecco, divertirsi. No? Divertirsi. Cioè, ascolteremo bellissime poesie e anche la presentazione dei libri dei nostri brevissimi scrittori del Circolo Pennagramma e per me sarà un onore collaborare di nuovo con loro, essere ospite loro e spero che da qui... Già abbiamo fatto la prima, questa è la seconda, ci saranno altri incontri. Sicuramente. Che secondo me andranno sempre meglio. Da parte mia c'è tutta la... Sicuramente. La volontà e la disponibilità. Il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito. Grazie Michele Patanè, grazie Desiree Torre, grazie Antonio Sozzi, grazie Onio Nicolosi. E noi ci vediamo giovedì. Ciao, alla prossima. Ciao. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.